Ciao a tutti, sono Cristian Olibardi e questa è una nuova puntata di Ballon Party TV. Oggi vi presentiamo i nuovi Clerks. Oggi vi presentiamo un prodotto appena arrivato. È un palloncino prodotto da Anagram, si chiama Clerks e penso farà la differenza in molte vostre decorazioni. Prima però voglio presentarvi alcune novità che possono essere utili per la festa della mamma. Cominciamo con un coordinato prodotto da Big Party con la scritta auguri mamma. È un unico piattino da 18 cm insieme al suo bicchiere e ai suoi tovaglioli. E volevo anche farvi vedere alcuni palloncini, anche questi appena arrivati, molto belli, belli, colorati, questo fiore, e questo per me è il più bello, elegante, e poi c'è questo che è gigantesco, è un multi balloon, ve lo faccio vedere dal basso all'alto, grandissimo multiballoon, quindi si gonfia in due parti. Ed ora veniamo ai Clerks. Eccoli qua, li abbiamo aspettati da tanto tempo, ce li hanno presentati a febbraio e sono finalmente arrivati anche in Italia. Sono disponibili in 6 colorazioni: trasparente, rosa scuro e rosa chiaro, arancio, giallo e celeste. Questo è un prodotto che diciamo che si può catalogare come un prodotto simile alle Bubble di Qualatex o alle Aqua Balloon. Io penso che questo è un prodotto che sarà molto utilizzato. Vi spiego perché. Anche noi l'abbiamo conosciuto in questi giorni, abbiamo cominciato a fare le prime prove e ci sembra veramente, veramente un bel prodotto. Ne apriamo uno. Intanto comunque è una bellissima confezione, sempre con il nuovo logo di Anagram. Girandolo si riconosce il colore, vedete, e i due tipi di rosa. La apriamo, e andiamo a scoprire il nuovo palloncino. Intanto è un po' più grande, quindi è già un po' più stressato di un acqua balloon. Poi al tatto è morbido, diciamo che è una via di mezzo tra la bubble e l'acqua balloon. La bubble è un po' più dura, l'acqua balloon è un po' più morbida, questo si trova nel mezzo. Altra caratteristica, dispongono di valvola, ma adesso vedremo anche come poterla togliere per poter realizzare delle composizioni dove inserire ai Clerks anche altri prodotti, come possono essere delle piume, dei confetti, ovvero dei coriandoli, altri palloncini. E quindi adesso andiamo a gonfiarla. Inseriamo un po' di aria e apriamo il palloncino, ok? E poi andiamo a tagliare la valvola. E quindi abbiamo tolto la valvola e adesso andiamo a gonfiarla. Togliendo la valvola
come dicevamo, hai la possibilità di inserire qualsiasi cosa. Il prodotto è molto morbido al tatto e quindi può essere lavorato. Come vedete, può essere allargato senza problemi, al contrario ad esempio della bubble, che è un po' più difficile, quindi inserire un imbuto o qualsiasi altra cosa è molto molto più comoda. Come ad esempio in questa Claire, abbiamo tolto la valvola e abbiamo inserito delle piume e poi abbiamo fatto il nodo. Adesso vedremo come fare. In questo caso ad esempio anche abbiamo tolto la valvola e abbiamo inserito due tipi di confetti tipo carta velina e in metal. Qui c'è una novità, una cosa molto particolare: abbiamo inserito una goccia di high float, abbiamo massaggiato il palloncino e poi abbiamo inserito i confetti in modo che rimangono attaccati alla parete, quindi senza problemi potete usare anche l'high float. In quest'altro caso invece abbiamo tolto la valvola, come avete visto ora, e abbiamo inserito un palloncino. Oltretutto questo è un palloncino, anche questo nuovo, di Gemar, appena arrivato, che vi faccio vedere. Eccolo qui, assortito fucsia, bianco, trasparente e nero con la stampa dorata. Molto molto carino, in confezione da 50 pezzi. E adesso gonfiamo la nostra Claire. Bella trasparente, altra caratteristica, trasparente, bella grande, eh? E ci fermiamo. Bella grande e trasparente, altra caratteristica, veramente sferica. Vedete, guardandolo dall'alto, molto molto bella. Facciamo due giri e poi con un modellabile andiamo a chiuderla. Un po' di giri e il nodo. E poi non ci rimane altro che mettere un po' di tulle, magari. Del tulle, possiamo mettere una quartina. Dei nastrini. Facciamola più corta così si vede bene. Ed eccola qui, la nostra Claire, veramente bella. E vi faccio vedere anche queste altre due. Questa ad esempio non abbiamo tolto la valvola, non ce n'era bisogno perché non abbiamo inserito nulla. In questa Claire abbiamo aggiunto del vinile. Ecco, una raccomandazione: se usate il vinile, inseritela all'ultimo momento, perché comunque dura all'incirca 18-20 ore e poi il vinile comincia a raggrinzirsi. Quest'altra invece anche non è stata tagliata la valvola, abbiamo inserito dei pendenti color oro e anche questa è molto molto bella. Durata: il prodotto è nuovo, ancora dobbiamo conoscerlo al meglio. Orientativamente dovrebbe durare intorno ai 6-7 giorni. Io ho terminato. Come al solito vi chiedo di mettere mi piace alla nostra pagina, di cliccare sulla campanella così verrete avvisati ogni volta che pubblicheremo un nuovo video. Lasciate dei commenti, dei suggerimenti e dei consigli a noi su quello che voi vorrete vedere.
Ragazzi, io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!